Sapere di non esistere più spaventa gli umani. Nel video di oggi ho intenzione di parlare pubblicamente di questo argomento qua. Un argomento che potrà risultare ad alcune persone stupido, banale, oppure che non ha un valore, visto e considerato che qualcuno tra quelle persone che visitano questo canale di YouTube sono molto, molto, molto giovani. Ma per altre, parlo ovviamente di quelle persone molto anziane, questo video penso che verrà visto con un occhio diverso e verrà visto con una grande approvazione. Perché è molto semplice? Perché quando una persona inizia ad avere una certa età, inizia anche a preoccuparsi di più rispetto a una persona giovane per quanto riguarda la esistenza umana. E sapere, quindi rendersi conto di non esistere più, dal mio punto di vista spaventa gli esseri umani. Gli esseri umani sono maledettamente e fottutamente spaventati all'idea di non esistere più, secondo chiaramente quello che è il mio parere, quella che è la mia opinione personale. Perché? Molto semplice, perché noi esseri umani ci rendiamo conto prima o dopo o prima che un giorno purtroppo non ci saremo più, non siamo eterni, abbiamo un'esistenza delineata nel tempo, determinata anche nello spazio, ma soprattutto nel tempo, e arriva a un certo punto, arriva appunto l'esistenza a un certo punto e poi finisce per sempre. Quindi godiamo, e questo è un invito, di quello che la vita ci dà per quel poco che la vita ci riesce ad offrire. Ci riesce ad elargire, ci riesce, tra virgolette, a dare. Potrebbe essere un'idea barbina quella di, diciamo così, affrontare l'argomento in questione, ma io lo affronto perché non ho paura di affrontarlo, ma soprattutto perché mi rendo conto che ci sono persone ancora oggi su YouTube che non parlano, non trattano di argomenti come questi ed io mi voglio essere, diciamo così, mi voglio trasformare in una sorta di persona che va ad arricchire il web, quindi nella fattispecie concreta YouTube, di quelle che sono un po' le mie idee, un po' le mie concezioni di tipo verbale, di tipo etico. E so per certo che, per esempio, una persona arrivata ad una certa età si chiederà, ripeto, ma cosa c'è dopo? Ma oddio mio, un giorno non esisterò più. Cavolo, ma ho paura di morire. Probabilmente c'è questa preoccupazione. Ci sono anche persone giovani che in cuor loro hanno questa grande paura e hanno questa grande preoccupazione. Ma ci sono anche però persone, nella stragrande maggioranza dei casi, anziane, quindi più in là con gli anni, più età, più in là con l'età, che per l'appunto si pongono come problema proprio questo. Il fatto, il dubbio di conoscere cosa c'è dopo la morte. E nessuno, ripeto, nessuno, come già detto in tanti altri miei video presenti in questo canale di YouTube, conoscerà mai qual è la verità, perché bisogna per forza di cose passarci. E per passarci significa che bisogna per forza di cose morire, andare a morire, per eventualmente non capire, perché se una persona muore entra nello stato di incoscienza totale, completa, che possa esserci. Però, diciamo così, che in quel momento lì, diciamo così, se esiste un al di là, ci si rapporterà con, diciamo così, un mondo, chiamiamolo, parallelo a quello terrestre. Una vita quindi non terrena, ma ultraterrena. Io in questo video voglio semplicemente dire questo, ed è: apprezziamo quello che ci viene dato. Purtroppo abbiamo, come dire, come caratteristica noi esseri umani, quella che ci preoccupiamo, abbiamo una paura di morire. Però dobbiamo renderci conto che il destino che purtroppo la vita ci riserva è sempre lo stesso, è sempre il medesimo per ciascun essere vivente, che possa essere un animale,
cane, un gatto, una formica, un pesce, un pappagallo, una formica, ripeto, una tigre, un leone, tutti gli esseri viventi sono destinati alla morte. Quindi non bisogna avere paura perché tanto un giorno è vero che io non ci sarò più, ma è vero anche che tu che mi stai ascoltando sicuramente morirai, come anche sicuramente moriranno tutte le altre persone che mi stanno guardando, mi stanno ascoltando e che popolano questo pianeta, la Terra, che il buon Giovanni Pascoli, in una delle sue eccelse opere, definì come il piccolo opaco atomo del male. Piccolo perché in confronto all'universo il pianeta Terra è minuscolo, opaco perché c'è le nuvole, ci sono le nuvole che sporcano l'atmosfera, quindi quello strato azzurro è sporcato dal grigio delle nuvole. Atomo perché è minuscolo in confronto all'universo, assomiglia a un piccolo granello di atomo, di sabbia, o quindi a un atomo del male, perché all'interno di questo pianeta c'è l'essere umano. E secondo il Pascoli, l'essere umano non è benigno, ma è maligno. Secondo il Pascoli è, non secondo me, non secondo Leandro. Ecco, questo lo tengo a specificare. Io mi ritrovo molto col pensiero di Giovanni Pascoli. Io penso che questo pianeta, la Terra, senza la presenza umana, sarebbe stato un pianeta probabilmente migliore, probabilmente un pianeta senza problemi, perché nascere significa vivere problemi, nascere significa scontrarsi con una realtà scomoda, una realtà difficile da sopportare, una realtà fatta di mille più problemi, di mille più ostacoli, di mille più difficoltà, che noi non ce ne rendiamo conto che magari ci possono essere, ma che ci sono in realtà. Tu pensa quando nasci, i tuoi genitori si devono mettere a lavorare per te, per calzarti, per vestirti, per mandarti a scuola, per fare i vaccini. Ti devono andare a prendere a scuola, devi svolgere le elementari, le scuole superiori, le scuole medie. Se in caso università, se non trovi un lavoro, devi essere mantenuto dai tuoi genitori. Sono tanti ostacoli diversi. E poi un giorno, se non trovi una donna o un uomo, sarai single. Essere single non è un male, lo tengo a specificare, anzi, per me è un bene assoluto, quindi totale. Però ci sono persone che magari si sentono male se stanno da sole e non hanno un uomo o una donna, un compagno o una compagna. E poi se non piaccio il bullismo, quindi una persona viene presa in giro, potrebbe essere presa in giro, potrebbe essere dileggiata, potrebbe essere vista male nella società attuale perché magari ha un orientamento sessuale diverso, i genitori potrebbero etichettarlo in un modo perché magari ha un orientamento diverso a livello intimo, a livello sessuale. Ecco, ci sono un sacco di problemi che purtroppo secondo me ci saranno sempre, insiti nell'essere umano. Quindi qual è la vera felicità? Avere felicità è quella di non nascere, quella di non venire al mondo. Non venire al mondo è la scelta giusta per far sì che una persona stia bene. Soprattutto non venire al mondo significa non essere a questo pianeta. Quindi evitare di incorrere in problemi, peripezie, difficoltà e tutto ciò che la vita purtroppo ci riserva. Da Leandro Osmelli di Roma è tutto, il video termina qua. Io chiaramente parlo per mia opinione, questo è un video in cui ho espresso e esprimo la mia opinione, la mia visione personale. Non sto dicendo che tu che mi stai ascoltando sei una persona sbagliata, assolutamente no, e mai mi permetterei di dire una cosa del genere. Però mi rendo conto che dal mio punto di vista, finché la vita c'è, bene, però nel momento in cui una persona si rende conto realmente, concretamente e non in maniera astratta e non in maniera, chiamiamola, utopica, che un giorno non ci sarà più, lì sopraggiunge la paura della morte. Ma per fortuna c'è la religione, che è la pillola che sconfigge la paura della morte e del morire, che si chiama buddismo, che si può chiamare cristianesimo, che si può chiamare shintoismo, che si può chiamare buddismo, che si può chiamare islamismo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sono comunque religioni che vanno a far sì che una persona non abbia paura di morire della morte, perché sono come delle pillole che vengono assunte nel corpo e che tolgono il problema, che spengono la paura, che come un farmaco va a togliere il problema, nel senso che va a far debellare la malattia, così va a far debellare la religione, la paura di morire e della morte. Grazie da Leandro Osmelli, di Roma è tutto. Iscriviti a questo canale di YouTube, commenta, dammi una tua visione personale. La mia visione rimane e sarà per sempre questa, fin quando Iddio, Padre Onnipotente, per chi ci crede, mi darà la vita e mi darà la esistenza di cui sto godendo. Grazie ancora, un saluto e al prossimo video da Leandro Smerli di Roma.